Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video ricetta. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e in questo canale ti parlo del mio approccio all'alimentazione chetogenica e di ricette, strumenti e strategie che ti aiutano a tornare in forma e a ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se tutto questo ti interessa, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Una delle ricette che più in assoluto mi avete richiesto è sicuramente quella del pane chetogenico. Ci sono tante varianti di questa ricetta e quella che prepariamo insieme oggi è una delle più semplici ed è davvero buonissima ed è senza glutine. Infatti questo è uno dei problemi delle versioni che spesso si trovano in commercio, e cioè che non sono gluten free e che sono ricche di proteine del siero di latte che possono causare infiammazione. Ma la bontà di questa ricetta ti stupirà ed è naturalmente senza glutine, quindi iniziamo! La ricetta e le dosi che sto per mostrarti servono per preparare circa 10-12 porzioni. Per prepararla avrai bisogno di 150 g di farina di mandorle, 60 g di farina di cocco, 40 g di farina di semi di lino, 60 g di psiglio in polvere, 10 g di lievito, un pizzico di sale, 6 uova grandi, un cucchiaio di aceto di mele, 120 g di burro ghee sciolto, 300 ml di acqua calda e infine semi oleosi per guarnire. Iniziamo preriscaldando il forno a circa 180 gradi. Versiamo tutti gli ingredienti secchi in una ciotola capiente, quindi la farina di mandorle, di cocco, di semi di lino, la polvere di psiglio, il lievito e il pizzico di sale. Dopodiché mescoliamo il tutto con una frusta. In un'altra ciotola versiamo le uova e le sbattiamo. Preleviamone una piccola quantità, ne basta un cucchiaio, che ci servirà tra poco per glassare la parte superiore dell'impasto. Aggiungiamo l'aceto di mele e mescoliamo. A questo punto aggiungiamo il burro fuso alla ciotola degli ingredienti secchi, versiamo il composto di uova e amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo poi l'acqua calda e mescoliamo. Con le mani umide modelliamo l'impasto che abbiamo ottenuto, creando una forma di questo tipo che si adatti alla grandezza e alla forma della nostra teglia. A questo punto lo adagiamo piano piano nella teglia che nel frattempo abbiamo foderato con della carta da forno. Io per queste dosi solitamente utilizzo una teglia rettangolare e quella che vedi è di circa 30 x 10 cm. Con l'aiuto poi di un pennello da cucina stendiamo l'uovo sbattuto che avevamo messo da parte prima sull'impasto. Passiamo ora poi a guarnirlo con i nostri semi oleosi preferiti. Io in questo momento sto utilizzando quelli di girasole. Metti in forno per circa 40-45 minuti e quando sarà pronto fai raffreddare la teglia prima di servire il tuo pane. Questo pane chetogenico è perfetto per accompagnare qualsiasi pasto, puoi utilizzarlo anche per fare dei panini. Oppure puoi spalmarci sopra del burro ghee o della maionese. Ti lascio qui il link alla mia ricetta per una maionese di avocado. E la parte migliore è che questo pane è senza glutine e ha il sapore del vero pane. Nella descrizione di questo video ti lascio l'elenco e i link dei prodotti che ho utilizzato per la sua preparazione. E se deciderai anche tu di provare questa ricetta, una volta pronta scattagli una foto e condividila con me nelle storie di Instagram taggandomi come WellDelight. Con questa e con le altre mie ricette voglio dimostrarti che la chetogenica è semplice e facile da mettere in tavola. Io spero che questo video ti sia piaciuto e se così è stato fammelo sapere con un like oppure con un commento. E se vuoi qualche idea in più ti invito a scaricare il menù di esempio chetogenico Keto Meal Plan gratuito in PDF
che trovi qui sopra e al link in descrizione. Ciao e ci vediamo alla prossima!